Ciao a tutti ragazzi, sono EcoCri e oggi vi porto un video dedicato alla coltivazione dei pomodori. Oggi vi andrò a dare una serie di consigli utili per la coltivazione dei pomodori. Questi consigli saranno dedicati per lo più per la coltivazione in vaso, però alcuni varranno anche se coltivate i vostri pomodori in piena terra. Primo consiglio riguarda la scelta del vaso. Il pomodoro è una pianta che cresce fino anche a 1,5 m, 2 m e sviluppa un apparato radicale molto fitto, quindi necessita di molto spazio. Io vi consiglio di acquistare un vaso che sia fondo almeno 25 cm. Per quanto riguarda la larghezza, dipende se volete coltivare più piante di pomodoro nello stesso vaso, come ho fatto io. Vedete, ci sono 3 piante. Allora, io ho dato meno spazio di quello che necessitano, per il semplice fatto che ho un terrazzo un po' piccolo, quindi se acquistavo molti vasi riempivo troppo il mio balcone e quindi non avrei avuto spazio per camminarci. Comunque, se voi avete un balcone un po' più grande, mi raccomando, cercate di dare almeno 30 cm di larghezza tra una pianta e l'altra. Se invece coltivate in singoli vasi, vi basterà acquistarne uno che sia fondo 25 cm e largo altrettanti 25 cm. Secondo consiglio invece riguarda la scelta del terriccio. Io in quasi tutti i miei video ormai sto dicendo che io consiglio di utilizzare un terriccio professionale adatto alle piante da orto, ma per il fatto che garantiscono quelle caratteristiche utili alle piante, soprattutto quando le travasate, per sviluppare nel miglior modo possibile. Allora, innanzitutto hanno il pH giusto questi tipi di terricci, cioè un pH neutro o leggermente acido, quindi tra 6 e 7. Se voi non volete spendere tanti soldi nel terriccio e volete prendere quelli classici universali, mi raccomando controllate che abbiano un pH neutro o leggermente acido, quindi come detto tra 6 e 7. Il terzo consiglio riguarda invece il travaso delle piante. Se voi le coltivate da seme o comunque le coltivate prendendo già le piantine alla vostra raperaria di fiducia, dovrete poi travasare le piantine. Il momento del travaso è importante, ci sono degli step da seguire. Allora, innanzitutto vi faccio vedere che quando andrete a travasare la piantina dovete eliminare le foglie che sono in basso. La pianta di pomodoro, siccome sviluppa le radici da questi pelettini, cioè se voi andate a interrare la pianta di pomodoro, da questi pelettini farà le radici. Quindi quando acquisterete le piante dovrete andare a sotterrarle di anche 10-15 cm. Però mi raccomando, dovete eliminare tutta la parte fogliare che parte dal terreno, quindi dalla base della pianta, fino ad almeno 10-15 cm. Questo per due motivi. Uno, perché se no le foglie toccherebbero il terriccio e potrebbero fare da veicolo per le malattie fungine, e secondo perché la pianta di pomodoro necessita di aerazione nel busto della pianta in basso, sempre per evitare che la pianta prenda malattie fungine. Sempre relativamente al travaso, io vi consiglio, quando andate a travasare le vostre piantine, se vedete che hanno dei fiorellini, siccome ora questa pianta ormai è adulta e questi fiori vanno lasciati, però quando acquisterete le piantine che magari sono ancora 20-25 cm potrebbero già avere i fiorellini. Io vi consiglio di rimuoverli perché anche se fanno gola, però potranno sottrarre delle energie importanti alla pianta nel primo momento di sviluppo. Se voi lasciate i fiori, la pianta si concentra sullo sviluppo dei frutti e rimarrà bassa la pianta e quindi vi farà dei frutti piccoli e la pianta non crescerà mai. Quindi mi raccomando ragazzi, non fatevi ingolosire dai primi fiori perché sono quelli che potrebbero danneggiare la pianta facendola rimanere nana, tra virgolette. Altro consiglio che vi do riguarda l'irrigazione della pianta. Allora, io vi parlerò dell'irrigazione specificatamente nel vaso, perché ho esperienza nel coltivare in vaso e quindi non vi potrei dare consigli su come irrigare in pieno orto. Allora, il pomodoro di suo è una pianta che necessita di molta acqua, circa 1 litro al giorno. Poi, essendo in vaso, gli spazi sono limitati, quindi la terra è limitata e la pianta di pomodoro assorbe più velocemente l'acqua e la finisce prima, come se, rispetto a se fosse in pieno orto.
Quindi tutti i giorni, soprattutto quando iniziano ad esserci più di 25 gradi, dovrete andare ad irrigare le vostre piante di pomodoro. Io mi regolo circa con mezzo litro di acqua per pianta, perché se dessi più acqua tanto straboccherebbe da sotto, perché appunto essendo in vaso gli spazi sono limitati. Quindi se vado a dare più acqua del dovuto, questa esce ed è acqua sprecata. Quindi io vi consiglio come media di dare circa mezzo litro d'acqua per pianta di pomodoro nel vaso. Poi ovviamente se avete un vasone di 40 cm potrete dare anche circa 1 litro d'acqua. Però mi raccomando ragazzi, datela tutti i giorni, a mezzo litro, anche un po' meno, però è importante darla tutti i giorni, perché se no si farà subire degli stress idrici alla pianta. Ho già verificato che non annaffiando anche solo per un giorno, dopo dei giorni la pianta si affloscia e questo potrebbe poi far danneggiare le piante facendole subire degli stress idrici. Sempre collegata all'irrigazione, io quest'anno ho provato a mettere la pacciamatura con la paglia. Allora, di solito in orto si utilizza o il telo di plastica quello nero, oppure la pacciamatura, oppure la paglia, scusate, oppure la corteccia di legno. La pacciamatura serve a controllare l'evaporazione dell'acqua, soprattutto in estate. Questo è un po' un aiuto che vi può dare la pacciamatura, cioè a far evaporare meno l'acqua. Ovviamente non fa miracoli, però sinceramente ho notato che il terriccio con la pacciamatura riesce a rimanere più umido per più tempo. Ora, ve l'ho detto, io annaffio comunque tutti i giorni, però mettendo il dito rispetto all'anno scorso ho notato che il terriccio rimane più umido. Quindi vi consiglio anche voi di provare a mettere la pacciamatura. Poi la pacciamatura ha anche altri utilizzi, cioè limita lo sviluppo di erbacce e poi, soprattutto questa naturale, una volta che si degrada va a dare anche un pochino di nutrimento al nostro terriccio. Quinto consiglio invece riguarda la rimozione delle femminelle, ossia quei ramettini che crescono tra il busto principale e la foglia. Vedete qui c'è una sorta di ramettino in mezzo tra la foglia principale e il busto. Queste si chiamano femminelle. Questi ramettini vanno tolti perché vanno a sottrarre energia alla pianta. Queste femminelle andrebbero a creare dei frutti molto piccoli e che sono di sapore un po' aspro. Quindi andrebbero a sottrarre energia invece a questi fiori principali che invece farebbero dei frutti più belli, più buoni e più grossi. E l'ultimo consiglio che vi do riguarda la concimazione. Allora, nel momento del travaso, anche se acquistate dei terricci di ottima qualità, vi consiglio di andare a integrare con del buon concime. Io da quest'anno sto utilizzando l'humus di Lumbrico, comunque voi potrete andare a utilizzare anche letame maturo o stallatico pellettato, però io vi consiglio di utilizzare l'humus di Lumbrico. La pianta di pomodoro è una pianta che necessita di molta concimazione, quindi andrete a fare una buona concimazione al momento del travaso e poi ogni 15-20 giorni andate ad integrare il terreno con del fertilizzante, o quello in granuli che spargete nel terriccio, oppure un fertilizzante liquido. Quindi quando andrete a irrigare mischierete l'acqua con il concime liquido e date nutrimento alle piante. Mi raccomando ragazzi, la concimazione è importante perché la pianta di pomodoro è una pianta che necessita di molto nutrimento. Comunque fatevi consigliare anche dalla vostra area di fiducia cos'è meglio dare di fertilizzante alle vostre piante di pomodoro. Allora ragazzi, l'ultimo consiglio che vi do riguarda il trattamento contro insetti e funghi. Allora, è bene proteggere le nostre piante di pomodoro dagli attacchi di insetti e dall'attacco di funghi, perché sono molto sensibili e potrebbero danneggiare e far morire le vostre piante di pomodoro. Allora, contro gli insetti io vi lascio il link qui in alto a destra del trattamento che ho fatto con l'olio di neem, che è un ottimo insetticida biologico che contrasta numerosi insetti che possono dar noia ai pomodori, quindi afidi, mosche bianche e altri insetti. Comunque vi lascio il link così che potete approfondire meglio l'argomento. Mentre invece per quanto riguarda la prevenzione contro attacchi fungini, vi consiglio di utilizzare o il classico rame oppure andate su prodotti più biologici come anche la zeolite, però anche qui vi rimando ai consigli della vostra area di fiducia. Però mi raccomando, facciamo trattamenti preventivi così che evitiamo che le nostre piante vengano attaccate da insetti e da funghi.
Allora ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia stato utile, se così lasciatemi un mi piace, scrivetemi anche altri consigli su come coltivare i pomodori, visto che anch'io ancora sono alle prime armi con la coltivazione delle piantine da orto, e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzi!